Bentornato di nuovo Andrea, di nuovo qua e chiariamoci. Ricordiamo sempre che anche su YouTube, soprattutto, insomma, Anzi, questa iscrivetevi lezione al deve canale essere di Chiara, che importante. iscrivetevi, che poi dopo faremo delle sorprese incredibili. Magari ce l'hanno i biglietti le squadre, li regaliamo, perché almeno qualcuno va allo stadio. Esattamente, esattamente. Perché Facciamo no? quelli che chiamano giveaway adesso, che vanno molto di moda, perciò Sì, perché vedremo. no? Anche perché portare un po' di gente Poi allo iniziare. stadio. Esatto, coinvolgiamo un po' i tifosi, che insomma, lo spirito un po' della Serie C è questo. Allora, Allora, lasciami Andrea, fare un possiamo ringraziamento. iniziare? Voglio fare prima Ah, tutto un elogio. Elogio Eleven Sport, non ci dà niente, quindi così. Però ha visto da Zan le difficoltà che ha avuto a trasmettere la Serie A, quindi poche partite. Eleven Sport ha fatto un lavoro incredibile, perché comunque i campi sono tanti, comunque la qualità dell'immagine sta, e i mezzi non sono quelli di Zan, anche perché gli incassi sono alti, quindi sono stati bravi tutti quanti, i diciamo, una vera impresa. È importante per il calcio di Serie C, perché il calcio esatto, ma si diciamo eleva. sempre ci sta a cuore questo noi Andrea, perciò Sì, insomma no, è noi, giusto. forse noi lo diciamo così, senza, non è che sono i nostri sponsor, anzi se un giorno vorranno determinare la posizione, ben venga, però sicuramente sono importanti. Senza Eleven Sport non lo so la Serie C dove starebbe in questo momento. Esatto. Quindi bravi, bravi, iniziamo, dai. Allora, iniziamo ad analizzare un po' i match perché sono veramente una miriade. Allora, partiamo un po' dal famoso girone C. Che Il girone dice Andrea? A, diciamo, grande. Allora, io mi sento di adesso di parlare un po' dell'Avellino. Che cosa è successo ad Avellino, Andrea? Allora, facciamo una premessa: i giudizi sono per queste partite, quindi non ci riempite poi di mail dicendo noi quello che abbiamo visto. Quindi può darsi pure che chi è partito male Esatto. poi diventa campione del girone. Avellino è andata male, è andata male, ha giocato male, campo basso non ha giocato meglio, ma sicuramente ha giocato. C'era grande attesa. Braglia, che è un allenatore molto duro, è stato chiaro, partita sottotono, da fonti interne che abbiamo all'interno, sembra che comunque il cerchio deve quadrare. Non è stata una gran partita. Calcio di rigore, rigore sì, rigore no, non lo so. Anche se poi in questa tornata, in tutti e tre i gironi, tanti rigori. Hai Tanti visto? rigori, infatti, cioè sono sorpreso questo, Andrea, È cioè vero, è veramente. sorpresa. Diciamo, occhio vigile, super attenzione ai calci di rigore, quindi arbitri probabilmente preparatissimi. Un po' una L'unica, novità di questo una grande novità, campionato. l'unico campo in cui ancora probabilmente saranno i fari, credo, si mettono paura, è Trieste. Trieste con la Triestina, dove succedono sempre delle cose incredibili, un gol. Com'è stato A l'arbitraggio Trieste in quel match? l'arbitro non ha visto niente, non ha visto, annullato un gol che forse era regolare, non ha dato rigore alla Triestina, però già era successo l'altro anno con il Padova, gol di mano, poi regolarizzato. Non lo so, può darsi che quello stadio mette paura, perché magari uno stadio Lo Serie A stadio, sì, può può darsi. essere che l'arbitro si sente, magari, o può darsi, come dico io, siano i fari troppo alti, non lo so. Mi dispiace, però è la verità. Noi riscontriamo a Trieste, ma non sia per la squadra di casa che fuori, nel senso no, non a favore. Però gli arbitri si emozionano. Trieste è un campo tremendo. Per gli arbitri è un brutto È un campo, allora. tabù. Trieste è un tabù. Credo c'è bisogno di arbitri di Serie A, ma forse anche lì sbaglierebbero. Trieste è un tabù. È un peccato comunque vedere uno stadio così bello vuoto. Questo è un po' un peccato. Però siamo Magari all'inizio. perché inizio campionato, Il infatti campionato, spero la gente sta in che. ferie, giustamente. Anche. Esatto, spero che Allora, comunque per il si girone riprenda. C, diciamo, abbiamo questo Ritorniamo. Abbiamo anche Avellino. il grande Foggia di Zeman, è successo Foggia il di Zena, pareggio che non vuole cose. flop totale, squadra che non ha giocato alla Zeman, lentissima, Monterosi sta tenuti tranquillamente, e Zeman grande maestro di calcio, fuori di dubbio. Però, attenzione, i ritorni sono sempre complicati, perché i ritorni, anche se non è il caso di Zema, che comunque, anche se perdesse tutte le partite, rimarrebbe un mito, i ritorni rischiano di rovinare un'immagine che c'era prima. Ti faccio l'esempio della Roma, c'è stato un Zeman 1, un Zeman 2, e il Zeman 2 è stata una tragedia dal punto di vista dei risultati sportivi, perché poi insomma, le cose sono andate in una certa maniera, Roma è una piazza complicata, però sai, i ritorni sono complicati. È pure vero che a Zeman gli devi dare tempo. Sì, infatti, insomma. Forse il problema, io che conosco un po' Foggia, è che le aspettative sono altissime.
altissime. Le aspettative sono, vabbè, come diciamo sempre un po' nel girone C è questo, sì, però diciamo che Zema ha portato quell'euforia, quell'entusiasmo che adesso sta una società comunque seria e solida a puntellare quei calciatori, perché l'allenatore arriva fino a un certo punto e poi, certo, però loro stanno al massimo, è una percentuale, certo. Il Monterosi si è fatta la sua partita, è riuscito comunque a bloccare una squadra comunque forte nel girone. E altra delusione, penso il Bari. Il Bari col Sotero ha giocato ieri, giusto? Sì, Bari con Potenza, partita. Mignani credo che ancora non abbia ben capito dove si trova. Cioè, Mignani viene un grande allenatore per la categoria. Tutti, certo, certo. Però sicuramente è una persona molto preparata. Pensi, Andrea, che dovrebbe un attimo capire che sta comunque in Serie C, diciamo che è una situazione un po' diversa. Bari non è Modena. Modena è una realtà, Bari ne è un'altra. Bari è una piazza grande, Bari è una squadra da, certo, Serie A, con pubblico da Serie A, gente di Serie A. Certo. Lo vediamo noi. Poi, come dicevo sempre, c'è tanta differenziazione tra i gironi, comunque, anche un modo quasi diverso di giocare. Diciamo, anche lo vediamo noi con la tua trasmissione. Tanti sono i YouTube, le persone che seguono su YouTube di Bari, cioè è un altro tipo di seguire il calcio, capito? Esatto, Modena è, esatto, un'altra realtà, finisce la partita, se ne vanno a casa, finisce lì, quindi un altro rapporto. Lui è, certo, molto preparato, però deve capire che Bari è diversa, capito? Quindi c'è una città che è molto tentatrice, una città diversa, quindi c'è bisogno forse di un altro polso, di un'altra situazione con i calciatori stessi, comunque sono ragazzi. Certo. Magari ecco all'inizio, quindi sì, sempre nel girone C possiamo dire che il Catanzaro e Palermo Catanzaro. Sono, sì. Catanzaro e Palermo sono le due squadre, secondo me, che mi hanno impressionato di più. Allora, il Palermo, diciamo, la partita è stata molto bella, perché in realtà il Latina se l'è giocata, poteva addirittura pareggiare, quindi questo Latina che voleva ritardare alla fine è riuscito. Era una strategia magari questa. È vero, sì, ha fatto un'ottima partita, il Latina ha fatto una partita bella, poteva pareggiare, il Palermo con due rigori, anche qui rigori, due, insomma, per la Serie C sono tanti, però il Palermo è una squadra quadrata, una squadra che ha un Dall'Oglio. Vuole arrivare sugli obiettivi, già scorso, sì, anno, insomma, aveva... Diciamo che ha il vantaggio di avere un calciatore come Dall'Oglio, che è scappato da Catania, anche da qui Catania, non è dolente, e non è che è scappato, Dall'Oglio è una persona serissima, noi lo conosciamo... Esatto, no, perché la condizione a Catania è un po' particolare. Perché veramente stanno andando via tutti da Catania... Purtroppo lo avevamo detto, la società non sa se finirà il campionato, questo te lo posso dire già da prima, e a maggior ragione. È sicuramente una strategia giusta, ovvero cercano di togliersi i calciatori con costi più alti, come, certo, puoi vedere sono tutte risoluzioni consensuali. Tutte, no, certo, ho visto, infatti. Quindi alla fine, in maniera tale che con i giovani magari non prendono le penalizzazioni e possono cercare di fare un campionato. Mi dispiace, purtroppo sui social gli inviti a non abbonarsi non è sicuramente la cosa migliore, la soluzione migliore per il Catania, no? Credo, io mi dispiace leggere queste informazioni, magari questi inviti a non andare allo stadio. Non andare allo stadio significa uccidere un malato che sta molto male, anzi, in realtà bisognerebbe andare allo stadio con quel poco. Con, esatto, per incentivare, magari per cercare di dare almeno quello che è possibile. Quindi se i tifosi sono arrabbiati e palesano sicuramente la possibilità di andare in Serie B o addirittura al fallimento della società, così certo non l'aiuta. Cioè, io credo che andare allo stadio, fischiare va bene, ma quantomeno andare allo stadio, perché i calciatori vivono di stipendi, questa è la realtà, è inutile fare altre i calciatori quindi devono essere pagati, delle regole. Un'altra squadra che mi ha colpito è il Catanzaro. Attenzione, in forma, Catanzaro, Andrea, siamo noi da gennaio che stiamo guardiamo un pochettino la Serie C, anzi tutti i ragazzi hanno buone informazioni. Vediamo tutti, siamo onesti, vediamo il 30% se non il 40%, vabbè, però qualcosa vediamo. Diciamo che ha, esatto, un giocatore forte come Basket, che ha fatto il gol al Virtus Francavilla, sua ex squadra, giocatore che secondo me farà strada. Avevamo detto l'altro anno, faceva strada a Bianchi, gioca col Genoa in Serie A, Latte è andato con la spalla e ha segnato, è stato pure carino, insomma, è stato
di noi, come dico io sempre, tira da fuori aria che segni, rifatti, approvato e assegnato. Sono consigli utili che gli diamo ai ragazzi. Però il Catanzaro, secondo me, ha come obiettivo di andare direttamente, anche se c'è l'Avellino, lo stesso Foggia. Certo, sì, sì. Meno male un girone in cui ci sono queste potenze, queste squadre più forti che monopolizzano tutto. Altre partite, abbiamo un Taranto che è riuscito a portarsi uno 0-0 a casa. Ecco, una domanda, Andrea. Come ne vedi queste, diciamo, queste neopromesse provenienti dalla D? Secondo me le vedo bene, perché comunque oggi parlavo con delle persone responsabili quindi dell'area della serie calcio italiano, e sta avvenendo una fase di fagocitamento da parte della D della C, nel senso molti giocatori della C, non trovando stipendi, non trovando squadre economicamente solide, scendono in D, perché in D in realtà esistono squadre economicamente più solide. Esatto. E facciamo un esempio, il Siena, che è stato comunque pescato, era quarto, quindi addirittura, però esistono realtà che economicamente sono più solide. Quindi vediamo per esempio Magrassi, il papà calciatore che sempre mette il figlio, insomma, una persona che è scesa a Chiavari, quindi i motivi sono, no? E sono prettamente motivi economici, anche Podigna, una Brasciano del Modena. Quindi sono scelte un po' di carriera, ma soprattutto anche perché le squadre di Serie D oggi sono in grado di mantenere dei accordi economici rispetto invece alle squadre di Serie C. Quindi è un come po' mai questo, Andrea? Cioè, la C ne ha risentito più economicamente rispetto a D? Per quale motivo? Allora, non motivo dovrebbe essere così, no? A rigor di logica. Il motivo è molto semplice, il motivo è estremamente semplice, perché D non si paga niente, è solo un rimborso spese. Invece c'è Serie C, vanno a pagare gli stipendi, i contributi. Quindi la squadra di Serie C è sottoposta a una normativa da un punto di vista fiscale e da un punto di vista di contributi lavorativi che è uguale a squadra di Serie B, Serie A, a squadra di Serie D in realtà dà solo rimborso spesa. Quindi i calciatori che giocano in Serie D fanno solo per un rimborso spesa che non può superare il motivo per cui la C avrebbe bisogno un po' di sussidi da parte, insomma, delle autorità dall'alto. C'è un motivo, quindi i calciatori scendono in Serie D perché giustamente questi rimborsi spesa, poi lo sai, purtroppo queste sono le realtà, alla fine i calciatori riescono a sopravvivere meglio con rimborso spesa in Serie D rispetto col salario. Questa è la realtà, inutile nascondere. No, è vero, assolutamente. Come dicevi anche te, la Serie C c'ha bisogno di una riforma, sicuramente una riforma seria, perché così non ce la fanno. Perché è un po' triste, ecco, vedere magari i calciatori che scelgono di retrocedere per una stabilità economica, non trovi magari anche i calciatori di talento, cioè questa è la ragione. Dovrebbe venire il campanello d'allarme dai e il campanello d'allarme, sai dove lo troviamo, no? Anche tu che studi, insomma, lo troviamo nelle rescissioni consensuali dei contratti, che scendono tutti consensualmente, cioè le società non ce la fanno a pagare il calciatore. Esatto. Vanno dal procuratore, gli dicono guarda, tieni il cartellino e vai. Questa cosa la dicevamo l'altro anno, attenzione, si va verso un calcio annuale, quindi non più contratti due, tre anni, dove non c'è più la valorizzazione del calciatore, non guadagni sul calciatore, quindi è una prestazione unica. Credo che andando avanti finirà anche un po' il mercato di calciatori, cioè il mercato sarà solo agente e calciatore. Con grande gioia per gli agenti, che leggevano 3,5 miliardi di euro che agenti hanno per, considerando però tutta, diciamo, squadre internazionali, però significa che l'agente è la vera squadra del calciatore, è lui che fa la squadra, il calciatore vive dell'agente e non più della squadra. Non ci sono pure questi trasferimenti, però sono tantissimi, tu vedi, io penso che i settori consensuali sono tutti i cartellini, li danno a tutti quanti, li prendono, possono pagare e fanno così alla ricerca di una squadra che sia un contratto, quantomeno una possibilità. Attenzione, parliamo addirittura di casi di possibilità di contratto dell'anno dopo, perché poi sai, il calciatore si trova senza squadra. Quindi un calcio che c'ha bisogno di denaro, questo denaro in qualche modo deve arrivare, e secondo me i comuni e le squadre di Serie C devono mettere in testa che la squadra di calcio è un patrimonio del comune, quindi il comune non può assolutamente, perché il comune non può, diciamo sempre, non è che
girano intorno magari vari anche altri settori. Il comune non può pretendere soldi dalle scuole. Il comune non può pretendere soldi dalle scuole di calcio. Il comune deve dare, quindi secondo me. Esatto, assolutamente. Non sta né in cielo né in terra l'affitto del campo sportivo, non esiste. Assolutamente. Perché parliamoci chiaro, allora tu sei di Viterbo, ma potremmo fare tantissimi altri esempi, no? Alla fine il ragazzo, sì, più o meno potrà sapere che ha fatto la Viterbese, potrà comprare ogni tanto una maglia della Viterbese o di un'altra squadra di Molese, facciamo Fano. Però la realtà è che comunque non è il cavallo trainante, cioè lì gente che deve mettere i soldi fuori. Direi proprio di no, insomma, ecco. Quindi credo che il comune, invece di ostacolare con affitti, canoni e cose che pari incombenze, non ce ne vanno, dovrebbe quantomeno aiutare. Anche perché, Andrea, parliamo di sport, direi che comunque è un bellissimo aspetto, insomma, non stiamo parlando di... Stiamo incentivando uno degli aspetti più belli a parer mio. Poi. Sicuramente è una situazione in cui c'è bisogno di una riforma. Una riforma concreta, secondo me, sarebbe quella che lo Stato, tramite il finanziamento allo sport, aiutasse i presidenti a fare gli stadi, quindi a investire negli stadi, ma lì inutile, diciamo, Pallotta ci ha insegnato qui a Roma, anche se è scappato alla fine dalla disperazione, sicuramente è stato probabilmente uno dei peggiori presidenti di tutta la storia della Roma, però non è questo, però vediamo il principio. È inutile nascondersi, i soldi per gli stadi devono servire per fare lo stadio e fare anche altro, perché in comuni piccoli solo lo stadio ci vive. È inutile fare come il progetto di Lucca, dove il sindaco gli fa fare il museo della Lucchese, che con tutto il rispetto, ma che ci potrà mettere dentro, non credo che sia un afflusso. C'è bisogno quindi di soldi per gli stadi, con stadi funzionali, quindi per i concerti, certo, per le discoteche, per l'abitativo intorno, per un'area commerciale. Allora ha un senso, sì. L'imprenditore ha un ritorno economico, perché se tu intorno agli stadi crei anche delle aree abitative che può comunque creare l'imprenditore, ha dei proventi con cui può mantenere. La realtà è questa, è inutile girarci intorno, no? Abbiamo lanciato questo messaggio, adesso insomma ritorniamo un po' a noi, perché le squadre analizzare sono un po' tante, però abbiamo fatto bene insomma a lanciare questo messaggio. Andrea, andiamo allora a spostarci verso il girone B, vediamo allora, che cosa B, il girone B, vabbè, siamo a Viterbo, parliamo della Viterbese, no? Viterbese, questa rimonta all'ultimo, allora, che manca tre, pochi minuti prima della fine del match. Che ne pensi? Penso che quando una partita finisce 3-3 è la sagra degli errori, dal 3-0, quindi il primo tempo è disastroso per la Viterbese e molto è positivo per l'altra squadra. 3-3 significa che l'altra ha fatto un disastro, la Fermana alla fine al secondo tempo l'ha regalato e la Viterbese ha salvato la partita. Quindi secondo me tutti e due gli allenatori ci devono pensare. Bello tutto, 3-3 spettacolare. Una cosa che si è visto nella partita tra Fermana e Viterbese, ma in realtà si è visto in tutta la Serie C, e mi confermo poi i dati, il 25% dei gol nasce su incapacità dei difensori di riportare la palla avanti, quindi esatto, questo è stato ampiamente criticato, adesso te lo dico, io non lo so, dal punto di vista di questo match, ma penso si ripercuota come tutto, io non lo so, i calciatori, incapacità del difensore, sì, esatto, non riescono a riuscire a portare la palla al centrocampista, quindi sbagliano questi, quindi noi adesso passiamo l'attenzione dal portiere al difensore. Andrea, non lo so, io credo una cosa, credo che se una squadra di Serie C incontrasse una squadra che pressa seria come una squadra inglese, gli attaccanti è una goleada, non riescono a uscire, sbagliano costantemente, i difensori palla al piede le regalano costantemente agli attaccanti che si ritrovano questi regali da soli. No, è vero, assolutamente, Andrea, è stata la critica che ho sentito maggiormente. Ma sono tante partite che hanno questi orrori madornali, no? Che poi rendono un po' ridicoli, perché poi questi ragazzi sono bravi, quindi difensori bravi, sì. Però palla al piede, quindi o gli allenatori retrocedono un centrocampista come libero che riesce quantomeno a riportare la palla avanti, o se no un pallone lungo, perché comunque palla a terra è un disastro. Calcola, noi da dati statistici abbiamo il 25%, quindi vuol dire che sono più le azioni, è un disastro totale, capito?
penso un dato da qui. Sempre del girone B ci abbiamo il Modena, anche qui flop totale, Modena che comunque non è, ha delle aspettative alte, viene dato come favorito del girone. Il favorito questo Modena. Perciò... Anche secondo me, io non lo so, io vedo il Pescara. Pescara ha fatto un'ottima partita con l'Ancona. Pescara con l'Ancona. Un grande match. Sì, perché allora, diciamo che il Matelica non c'è più. È inutile che ci fanno in questo. Matelica è diventato l'Ancona, ma in questo senso a livello positivo, nel senso che il Matelica si è presentato come Ancona a Pescara giocando da Ancona, cioè giocando come una squadra metropolitana, quindi un altro tipo di pick. Sono stati molto bravi i dirigenti, hanno convinto i tifosi, quindi questi tifosi che comunque seguono la squadra, e il Pescara comunque è una squadra forte, credo che si possa mettere in dubbio, quindi una squadra che ha capacità, e secondo me è stato fatto un bel lavoro, quindi questa fusione alla fine, anche se il Matelica è addio, ormai la città l'ha facilitato, come succede sempre la realtà più grande. Un'altra realtà interessante è la Reggiana, Reggiana di Daimo, che era l'ex allenatore del Renate, che quando è andato via Renate al girone A le perde tutte, l'allenatore se n'è andato per Renate, Parra Vicini ha dato le dimissioni. Reggiana comunque squadra che gioca bene perché ha un bravo tecnico, quindi secondo me Reggiana, Modena possono essere sicuramente tra le favorite. Attenzione, ci riserverà delle sorprese, dici, la Reggiana. La Viterbese ha fatto un'ottima squadra. Viterbese ha fatto un'ottima questo sì. A livello di mercato, vabbè, al di là, io credo che la Viterbese abbia fatto dei gesti giusti e poi certo da lì dei risultati. Certo, ok. Arriviamo al girone A. Al girone A. Il girone A è già definito. Vado allo scoperto. Il girone A vince il Padova. Padova c'è una squadra nettamente superiore. Cioè io credo che se il Padova vince il girone A, tra Chirico, Ronaldo, della Lazio, fa tanti calci. La Padova, la nuova Ternana, quindi Andrea. Sì, secondo me, io, a parte che ha giocato con Renate, che comunque Renate, tra virgolette, anche i tifosi, un po' di pazienza, una squadra che l'altro anno aveva stupito per un certo periodo, però poi dopo, sai, squadre piccole. Però il Padova, non so, io penso solo loro decidono di perdere. Su Tirol ha vinto di rigore, ha faticato non poco, però ecco, l'unica cosa che mi spaventa, io lo dico anche avanti a Padova, diciamo questo fatto che sul Tirol sono 40 anni, 37 anni che prova, e quindi la statistica, però io non lo vedo, secondo me la perfettamente superiore, non spada forte. Dall'altra parte ci abbiamo la presunta rivale, la famosa per il Pisalò, che ha perso in casa contro il Forenzuola. Che ne pensi di questo match, appunto, Andrea? Allora, io ne penso una cosa bella, nel senso che quando i ragazzi hanno cercato di postare su Instagram le foto dei giocatori del Fiorenzuola non c'erano i volti, quindi poverini, vuol dire che i giocatori del Fiorenzuola sono veramente ancora sconosciuti, diventeranno conosciuti dopo, no? E, però sai, guardavo qui con i ragazzi la partita, gli highlights, no? E ho mi sembrato di vedere quei debiti paragoni, quando la Francia segna con Pogba il 3-1 alla Svizzera, no? E Pogba si pettina i capelli, nel senso si mettono tutti a pettinarsi i capelli. E da là il dramma, perché il calo del suolo. Se tu vedi il gol del Feral Pisalò su rigore, dopo il rigore è successa la stessa cosa. Non si sono pettinati i capelli, però era calato di tensione tanto, no? Nel senso pronti per la goleada, e il calcio ti punisce. Il calcio punisce sempre, perché comunque dall'altra parte c'è anche dei calciatori. E poi sai, tra virgolette, senza che se ne vogliano i calciatori del Feral Pisalò, ci vuole anche una sorta di rispetto, no? Nel senso, quanto lo diciamo sempre, che alla base proprio delle sostanze vanno bene, così come Pogba ha sbagliato con quelle stupidaggini dei capelli ridendo dagli svizzeri. Il calcio è questo, no? Poi magari dall'altra parte poi si ribalta e Fiorenzuola è riuscito a vincere clamorosamente. Vecchi comunque ha dietro una proprietà ricca, però i risultati non vengono. Questa poi è la realtà del, diciamo, che uno deve affrontare. Meno male, diciamo, queste sono state le partite principali, no? Esatto. Poi, diciamo, possiamo andare a occhio, perché sono tantissime, perché abbiamo Legnago Mantova con il nostro amico Perna, con il Legnago che alla fine è riuscito a recuperare il risultato. Vibonese Picerno, una partita che secondo me è da non giocare,
lo dico ai due allenatori, partita in cui non hanno mai superato il centrocampo, gioco completamente inesistente. A Piacenza Trento, il Piacenza ha provato a fare la partita, il Trento comunque è una squadra solida, con proprietà solida, quindi credo che abbia delle prospettive. Esatto, Gian Ermino poi Prosesto, che viene dalla D, perciò... Sì, sì, allora Gian Ermino Prosesto, Gian Ermino è la solita squadra, in casa molto rocciosa, squadra scorbutica da affrontare. Ecco qui, ecco, Pergolettese Juventus Under 21, bellissima partita, perché praticamente la Juventus è cambiata, non è cambiata quella grande che perde, ha perso con l'Empoli, però quella piccola, si vede qualcosa è successo, quindi grande determinazione, i ragazzi giocano tutti insieme, ottimo collettivo, quindi quello che succedeva l'altro anno mi sembra che almeno in questa prima partita non è successo, poi non sappiamo il futuro, no? Andiamo avanti, Provercelli-Lecco. Provercelli-Lecco, una partita decisa anche qui da calcio di rigore, partita che poteva essere aperta da un lato o dall'altro, alla fine il rigore ha premiato probabilmente chi ha fatto il maggiore sforzo, però sai, un pareggio di quelli che ci poteva stare. Olbia-Pistoiese 3-2, anche qui bellissima partita, con un Olbia che in casa comunque dimostra sempre di avere carattere, dimostra sempre, esatto, squadra che ha personalità. Abbiamo Catanzaro, abbiamo Imolese-Lucchese del mio amico presidente, che comunque è riuscita a vincere in un campo dove il presidente fa l'allenatore, ma per la prima giornata non è andata bene. Comunque la Lucchese sta investendo tanto, e perché dietro ha un progetto di fare lo stadio, quindi questo vedi significa, no? Perché dà un po' esatto, di esatto. Anche il sponsor. È quello di cui parlavamo appunto prima. Abbiamo Cesena Gubbio, dove il Gubbio ha preso due pali e quindi in realtà poteva fare una festicciola al Cesena. Cesena, che comunque sono nostri amici, hanno mandato pure il video rifatto a te. Sì, sì, infatti li ringraziamo. Li ringraziamo, purtroppo sembra che questi nuovi innesti ancora non abbiano dato il massimo, no? Scherziamo, gli amici del Cesena, comunque sempre, sempre pronta alla battuta. Abbiamo fiducia. Ecco qui, un'altra ottima squadra, Siena e Spesaro, 3-0. Siena, squadra solida, è allenata da Gilardino, società ricca, perché ricca, è arrivata in Serie C per meriti bilancio, no, meriti sportivi, lo diciamo, l'abbiamo detto prima, esatto. Lo diciamo anche dopo. Quindi sicuramente ma... solidità economica. Solidità economica, manca. Quindi questo è... Fidelis Andria Juve Stabia, qua una partita, un 1-1 un pochino, diciamo, sofferto dalla Juve Stabia, anche se la Juve Stabia è quella squadra che prende un pochino di tempo prima di andare a... Sì, esatto. Anche se però... Abbiamo anche il Messina, ma ne ho Messina. Messina è una partita straordinaria, vinceva con 3 gol di scarto, è finita 4-4, però bello spettacolo, tutti contenti. Esatto. Felici. Alla fine della l'abbiamo serie. L'abbiamo tenuta per ultima, ma in realtà... Sì, diciamo che sono tutte queste le squadre, altre partite di rilievo non ci sono, perché su Piacenza abbiamo un pochino viste tutte quante. L'abbiamo, quindi... esatto, abbiamo analizzato tutto, quello che possiamo, insomma, tre altri, esatto. Ci vorrebbero 3 giorni. Diciamo quindi buon campionato a tutti, vediamo le conferme. Grande auguri a tutti. Auguri un grande auguri sicuramente anche al Catania, vista la situazione. Sì, un grande auguri al Catania. E invito comunque, ripetiamo, noi non abbiamo niente a che vedere con la proprietà del Catania, no. Non abbiamo niente, però i tifosi, io lo so, come sono stati vicini quella raccolta di fondi che noi avevamo detto un pochino stravagante, dobbiamo dire che magari fare comprare il biglietto è una cosa giusta, no? Certo, assolutamente. Si può tifare, si paga per vedere qualcosa, non si paga solo per essere azionista, ma si vede qualche cosa. Giusto andare, no, per avere qualche emozione, insomma, ecco, lo sport è soprattutto questo. E magari è il modo per cercare, nella speranza che arrivi qualcuno che la compra, perché credo che, esatto, esatto. Credo che l'unica soluzione sia questa. Per il resto... Guardate, ci aggiorniamo la prossima settimana. Iscrivetevi al canale, che magari ti verrà qualche idea. No? Dobbiamo arrivare almeno a 1000 iscritti, hanno detto. Piano piano siamo a 110, perché piano piano andiamo avanti. Cerchiamo piano di fare piano. Il possibile. Grazie di tutto, grazie a te anche. Grazie Chiara. A te Andrea per la disponibilità e ci vediamo prossima settimana. La prossima settimana, sperando di ribaltare i risultati che abbiamo dato, perché questi sono i giudizi di oggi. Non vi arrabbiate tifosi, noi parliamo di quello che vediamo. Grazie, esatto, arrivederci. Ciao, grazie. Sempre. Grazie.